Battista che ha facoltà di intervenire. Sì, grazie Presidente. Non avrei voluto intervenire, ma tu voto no. È la verità. Devo intervenire perché sento parlare di centrodestra. E tu si dice di centrodestra, ma quello non è centrodestra. Quello è una cozzaglia. Quello è una cozzaglia. Sto parlando politicamente, Michele. Consigliere Di Battista. Consigliere Gonzalvo. Consigliere Gonzalvo. Allora ti sei ravveduto tu. Tu ti sei ravveduto. No, assolutamente. Vi prego di rispettare il decoro di quest'aula. Non interrompete, consigliere Di Battista, utilizzi il tempo. Grazie Presidente, ma ripeto, ribadisco, e credo fosse già evidente, che il termine accozzaglia non è certamente riferito alle persone. Non ho mai fatto questo tipo di interventi e non lo farò nemmeno questa volta. Però da un punto di vista politico io sono convinto, è la mia, credo, legittima opinione, l'attuale composizione che si presenta come centrodestra, dal mio personalissimo, ripeto, punto di vista, mi sembra una cozzaglia che in comune non ha. Ma fermo restando questo, io mi sento un po' offeso, sinceramente, specialmente quando sento dichiarazioni che tendono a far percepire che i gruppi consiliari di maggioranza quasi non l'hanno nemmeno studiato questo piano, quasi non l'hanno nemmeno letto. E questo dà fastidio, dà molto fastidio. Consigliere Orlando, se ci sono stati pochi interventi durante questo consiglio è per un semplice motivo, perché di questa situazione della Corte dei Conti, del piano bocciato, della necessità di fare un ricorso, della necessità di venire a rimodularlo, è un ragionamento, sono ragionamenti, sono argomenti triti e ritriti. Lo stesso ordine del giorno di oggi, abbiamo due accadi, quello che abbiamo svolto prima, che era una semplice discussione, e quest'altro invece che è una vera e propria proposta di delibera, quindi dove si vota, è la sostanza, è la stessa cosa. Sono due accadi, ma parliamo sempre della stessa cosa. E allora ecco perché ho sentito il dovere di intervenire, perché non è così. Non è vero che i consiglieri comunali di maggioranza non hanno dato il loro apporto. Sono 5 anni, consigliere Orlando, perché questa questione non è nata oggi, non è nata con la procedura della Corte, è nata 5 anni fa, quando abbiamo tirato fuori tutti i diretti del comune e sono venute fuori le cose che il centrodestra ci aveva lasciato, anche il centrodestra. Vede, non ne faccio una questione personale, non ho detto il consigliere Orlando, però siccome lei ha parlato a noi del centrodestra, io le dico che anche il centrodestra ha contribuito a lasciare le casse comunali così come le abbiamo trovate 5 anni fa, e in questi 5 anni stiamo provando, in grandissima parte ci sono riusciti, a metterle a posto le casse comunali. L'opera non è ancora completata, c'è ancora da fare, e questa rimodulazione va proprio in quella direzione. Questa rimodulazione va proprio in quella direzione. Poi non devo certamente difendere i consiglieri, faccio il nome e cognome, Del Gaudio e Mario, no? Che la scorsa consigliatura facevano parte dell'opposizione. Innanzitutto non hanno fatto il classico ribaltone o il salto della quaglia. Il salto della quaglia è tipico di chi viene eletto da una parte e poi durante la consigliatura passa dall'altra parte, cambiando partito, cambiando casacca, e quello è il classico salto della quaglia. Non lo sa il Presidente. Invece il consigliere che si candida in una coalizione diversa rispetto a quella precedente si sottopone al giudizio dei suoi, anzi degli elettori, e viene premiato o bocciato. In questo caso i due colleghi sono stati evidentemente premiati. Non ci vedo nulla di strano, così come non ci vedo nulla di strano se qualche consigliere comunale che prima faceva parte, qualche ex consigliere comunale che prima faceva parte di una coalizione tipicamente, chiaramente di centro-sinistra, era anche il candidato sindaco alla scorsa, per le scorse elezioni, quelle del 2014, poi abbia preso parte addirittura alle primarie del centro-destra. Non ci trovo nulla di strano, è tutto normale, ha avuto ripensamento, ha
fatto le sue valutazioni, le sue riflessioni. Quindi, come vedete, camminiamo su un terreno in cui ce le potremo dire a vicenda, questo è il senso. Questo è il senso. Lo stesso consigliere Gonzalo, per quello che ne so, prima di diventare candidato sindaco, prima di diventare candidato alle primarie, mi pare che ci sia stato qualche contatto con Antonio Tutolo e con la coalizione di Piazza Pulita, quindi poteva anche andare a finire diversamente, cioè che oggi il consigliere Gonzalo magari era seduto da questa parte. Anche qui, no, mi piacerebbe, perché no? Anche qui non ci vedo assolutamente nulla di strano, si fanno delle valutazioni, si fanno delle riflessioni e poi si prendono delle decisioni. Infatti non abbiamo sollevato nessun dubbio sulla legittimità. Sì, però la vera polemica c'è sempre, la vera polemica c'è sempre. Ed è, consentitemi, un po' antipatica, è un po' antipatica, perché si fa passare un messaggio in maniera più o meno celata, più o meno velata, ha fatto il salto della quaglia, senza usare il termine, però il significato, diciamo che si è stati un po' tendenziosi, diciamoci la verità, era quello, voglio dire, l'obiettivo. In ogni caso, e torniamo al piano, non mi va dire di dire un'altra volta, sì, la invito a concludere. È inutile stare a ripetere quanto già abbiamo detto in precedenza, anche nel corso degli scorsi consigli comunali. Questo piano va votato, è l'unico sbocco possibile. Probabilmente 5 anni fa sarebbe stato molto più conveniente andare verso il dissesto, politicamente sicuramente ci avremmo guadagnato molto di più, però siamo stati, non voglio nemmeno dire responsabili, abbiamo semplicemente riflettuto e abbiamo deciso di intraprendere questa strada. E oggi siamo qui perché stiamo proseguendo su quella strada e in quella direzione. Non ho capito bene, sinceramente, concludo, Presidente, invece, la parte dell'opposizione, e ho la sensazione di l'unica frase che mi viene in mente è un vorrei ma non posso, cioè vorrei evitare il dissesto, ma non posso. Questa è la sensazione che mi trasmette l'opposizione questa sera.